Ciao di Guggi, ben ritrovati alla vostra notte dell'incrantuno su Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco. Nuovo capitolo. Eh sì, probabilmente è Mark che sta ricordando di Axel. Axel, devi lasciare la squadra. La mia missione è quella di creare la migliore squadra del paese. E non c'è spazio per te, questo è tutto. Sono un peso per tutti. Mi dispiace, Mark. Axel, io ti aspetterò, lo so che ritornerai. Axel! Capitolo 3. La stella del nord. Ah. Non ci eravamo ancora ripresi dallo shock per la partenza di Axel, che l'allenatrice aveva già ricevuto delle informazioni su un attaccante fortissimo che dovevamo cercare. Così partimmo per raggiungere una scuola chiamata Alpine Junior High a Hokkaido. Celia, hai dati sull'attaccante? Sì, ecco qui, il suo nome è Sean Frost. Deve essere un attaccante davvero speciale, usa una tecnica chiamata tormenta glaciale. È incredibile, qui dice che in una partita ha segnato 10 gol facendo tutto da solo. 10 gol da solo! È conosciuto anche come il lupo del ghiaccio ed è più grosso di un orso. Wow, più grosso di un orso! O almeno così si dice. 3 metri alto. Sono solo delle voci, giusto? Difficile a dirsi, l'Alpine Junior High non ha mai partecipato a Football Frontier. Quindi non c'è traccia della loro abilità calcistica. Come mai non hanno mai partecipato a football, al torneo se il loro attaccante è così eccezionale? E chi lo sa, l'unica cosa che abbiamo di lui è questa foto. Chi l'ha scattata? È così sfocata che è quasi impossibile capire dov'è la faccia e che aspetto abbia. Questo perché è stata scattata mentre eseguiva la tormenta glaciale. Deve essere un giocatore davvero veloce. O magari il fotografo non era un granché. Ben, non lo sapremo finché non l'avremmo visto con i nostri occhi. Quanto manca per arrivare? Zè, tutti parlano come se non gliene importasse più di Axel. Kevin, devi capire però. L'umore della squadra è cambiato da quanto Axel se n'è andato, non c'è dubbio. Mark e Judy sembrano avere fiducia nelle capacità dell'allenatrice, ma qualcuno della squadra non è contento delle sue decisioni. Anche se questo Sean Frost fosse così bravo come dicono, la squadra non giocherà bene con questo stato d'animo. Cosa sono quei musi lunghi? Oh, signor veteran! Ho appena sentito alla radio che la Gemina sta distruggendo altre scuole. È un momento come questi che la squadra ha bisogno del vostro incoraggiamento, ragazze. Dovreste tirarli su di morale, così saranno pronti per affrontare l'Ilios. Di certo non ci renderemo ridicole per farli contenti, signor veteran. E ride lei. L'autobus è pronto, fatemi sapere quando siete pronti per partire. Ancora dobbiamo partire? Signor veteran! Che livello sto piuttosto? Dunque, sto con Mark, che mi sa che è più debole, a parte Vittoria, a 14. No, c'è Willy al 12, ma Willy non conta. Jack al 13, mamma mia, Jack. Vittoria solo al 4, vabbè, dai. Possiamo anche continuare così. Siete pronti? Sì! È ora di andare a Hokkaido. Yeah. Hokkaido, terra del ramen caldo. Eccoci qua allora. Siamo arrivati a Hokkaido. Fantastico, voglio essere la prima a scendere. Andiamo, Mark, stiamo dietro se ci riesci. Ehi, aspetta! Nelly e Silvia. Quella ragazza è troppo vivace. Però riesce a tenere la squadra su di morale. La squadra. Ehi, ragazzi, ma che fate? Muovetevi! Ok. La squadra, senza Axel della squadra. Wow, questo è Hokkaido! Non ci posso credere, tutta questa neve è bellissima! Incantevole. Ma fa troppo freddo, devo andare a bagno!
Ragazzi, voi avete tanta energia, ma io dopo aver guidato così tanto ho bisogno di un sonnellino. Ok, ascoltate tutti. L'Alpine Junior High si trova oltre un'area molto estesa chiamata Crina Innevata. È abbastanza distante, quindi sarà meglio riposarci un po'. Oh, mi sembra davvero un'idea fantastica. Beh, per lui. Per noi no. Signor Veteran, le faccio un massaggio alla schiena. Che ne dice? Oh, sì, proprio come mi ha consigliato il dottore. Bene, facciamo una pausa. Gettiamo a palle di neve. Si parte anche a non cascare nell'acqua. Non siete in vacanza. Mark, quanto pensi che distilli l'Alpine da qui? Forse è meglio prepararci un po' prima di ripartire. Hai ragione, diamo un'occhiata intorno. Oh, quello che mi piace di più di questo gioco, esplorare. Certo, mi piacciono anche le partite di calcio, se è chiaro. 360 punti passione. Ok. Dunque, vediamo un po'. Bibita energetica. Io vorrei andare qui. Per vedere se c'è qualche tecnica interessante. Parata vortice. Niente di che. No, via. Per il momento non compro ancora nulla. Quelle tecniche belle devono ancora arrivare. Ehi. Ma quella non è l'allenatrice? Sta parlando con qualcuno al telefono. Sembra che non voglia farsi notare. Zè, troppi segreti per i miei gusti. Come fate ad avere ancora fiducia in lei dopo che ha cacciato Axel dalla squadra? Io credo che sia stata una cosa davvero terribile, ma... Credi? E quindi? Smettetela ora! È inutile discutere, non servirà a riportarci Axel. E a te va bene così, Jude? Non mi va bene per niente, ma ora non possiamo farci niente, non credi? Ehi, voi due, basta! Axel tornerà sicuramente, ho fiducia in lui. Dirsi arrivederci non significa che la partita sia finita, è solo il calcio d'inizio di un nuovo incontro. Mark. Oh, una telefonata! Pronto? Oh, salve, Detective Smith! Cosa? L'Alius sta arrivando a Hokkaido? L'Alius? Sì. Le informazioni che ci sono arrivate direttamente dalle Secret Service, quindi sono attendibili. Tu e la tua squadra siete sempre diretti all'Alpine Junior High, vero? Sì, percorreremo una vasta area chiamata Crina Innevata. Crina Innevata? Oh, il nome non mi è nuovo. C'è stato un incidente lì diversi anni fa. Un incidente? Oh, peccato, non riesco a ricordare di che cosa si trattasse. Beh, comunque attenzione alle valanghe. Teniamoci in contatto e, mi raccomando, date il massimo. Grazie, Detective Smith. Sì, l'incidente e poi scopriremo qual era. Ma lo scopriremo molto più in là. Il fatto che... Aspetta, lo scopriremo... Non mi ricordo se quando rincontriamo... Prima di rincontrare Axel, forse dopo. Non mi ricordo di preciso, però lo scopriremo comunque sia. Il fatto che l'Alius si diverta a Hokkaido potrebbe significare che anch'essa sulle tracce della... di Frost? Lo sapremo solo quando arriveremo all'Alpine. Mark, dobbiamo avvertire gli altri e ritornare all'autobus. Giusto, ma il signor Wetter è ancora in città a riposarsi. Dobbiamo trovare prima lui. Parla signor Vetena quando deve partire, ok. C'è ancora un po' da esplorare qui in città, ma vado giusto un attimino a fare un giro veloce veloce per vedere se trovo qualcosa di interessante, anche se dubito. Quindi l'Alius Academy è diretta a Hokkaido. In questo caso dobbiamo darci una mossa e raggiungere l'Alpine Junior High quanto prima. Vorrei tanto dire che sarà un gioco da ragazzi, ma per raggiungere l'Alpine dobbiamo attraversare l'area della Crina Innevata. Non so se l'autobus riuscirà a viaggiare con così tanta neve. Conto su di lei, ci porti più vicino possibile alla destinazione. Speriamo di non dover affrontare ancora l'Alius. Abbiamo già perso due volte contro di loro, come possiamo batterli se la squadra è in queste condizioni? In ogni caso, dall'Alpine incontreremo Sean Frost, il lupo dei ghiacci. Non è forse una bella notizia? Giusto, con lui nella squadra avremo più possibilità contro l'Alius. Sarà bravo come Axel? Loro possono pensarla come vogliono. Ma è Axel il cannoniere della Raimon e nessuno lo rimpiazzerà. Acci picchia che tormenta. Giù, da paura. Non preoccuparti. Anche io ho paura. Ehi, resta al tuo posto, fifone.
Strano, è un po' di tempo che l'allenatrice sta osservando Jude e Celia. Allenatrice, lei ha fratelli o sorelle? Fratelli o sorelle? Beh, io... Le mie orecchie. Ehi, che cosa è successo? Signor Veteran! Accidenti, c'è stata una valanga! Le ruote sono bloccate dalla neve, inutile, l'autobus non parte. Che cosa facciamo adesso? Sarà difficile proseguire in autobus con tutta questa neve. Ok ragazzi, andiamo a piedi. Non dire sul serio, con questo tempo io non mi muoverò qui, rischiamo di finire assiderati. Non faremo in tempo. Probabilmente saremo prima sbranati dagli orsi. Io sono un bocconcino troppo prelibato per gli orsi. Io varo. Mark. L'Alice potrebbe distruggere la Pai Junior High se non arriviamo in tempo. Non risolveremo nulla standocene qui. Mark. Ehi Mark, dai un'occhiata qui. Ma c'è il sole lì fuori. Guarda, si intravedono delle impronte sulla neve, riesci a vederle? Di sicuro non sono le nostre, magari sono di qualcuno che abita qui vicino. Se c'è qualcuno della zona possiamo chiedere consiglio su come arrivare a destinazione. Ok, vado a vedere dove conducono. Becco con te. Ah, quei due. Spero che non vengano divorati dagli orsi. Allora facci anche tu, no? Ora puoi accedere alla crina innevata. Davvero? Non mi ricordavo minimamente questa parte. Però ok. Allora lascia un frost. Si sta riposando all'ombra. All'ombra, tra virgolette, di un albero. Ruba palla agli avversari, ok. Ho trovato qualcuno. Ehi, salve. Sembra che abbia la nostra stessa età. Ehi, posso farti una domanda? Abiti da queste parti? A freddo. Ci siamo persi. Non è che per caso potresti mostrarci la strada giusta? Mark, non pensi che potrebbe essersi perso come noi? Hai ragione, è mezzo congelato. Portiamolo con noi sull'autobus. Ecco un po' di cioccolata calda. Grazie. È ancora freddo? No, ora sto meglio, grazie. E cosa ci facevi tutto da solo in mezzo alla neve? È una pazzia! Quel posto ha un significato speciale per me. E cosa avrebbe di speciale? Io non vedo altro che neve. Dove vuoi che ti porti, figliolo? Vediamo. Dovrei proseguire sempre dritto come un tiro di collo pieno. Mi piace questa espressione. Io adoro il calcio. Immagino che sia così anche per te. Sì, mi piace molto. Se abiti da queste parti saprai sicuramente come uscire da qui. Sicuro. Conosco questo posto come le mie tasche. Ma non era quello che fino a poco fa stava congelando le sole nella neve? Prima di tutto dobbiamo ritornare nel posto in cui mi avete trovato. Quella è la via più breve. 3 punti interrogativi viene con te. Bel nome, bel nome. Un po' come Silver in Pokémon Oro 100. Sì, si chiama Silver. Non ha altri nomi. Anche in argento lui si deve chiamare Silver, non Gold. E poi tutti quanti lo conoscono come Silver, anche fosse. Anche nel manga viene chiamato Silver, quindi va bene così. Ok, la strada è questa. Saremmo fuori di qui in un lampo, seguitemi. Te la stai cavando bene, continua così. Mamma, quanto era lunga la strada, chi se la ricordava? Intanto faccio lotte su lotte. Ma questa qui da sola? Mark, se tu non posso credere ai miei occhi, hai incontrato qualcuno finalmente. Sono venuta qui a Hokkaido per cercare e mi sono persa. Non penso di poter trovare l'uscita da sola, posso venire con voi? Ah, c'era anche Aurelia? Seduzione più. Magari entra in squadra con noi? Oh, oggetti. My favorite. E punti passione. Beh, anche questi vanno bene. E lei? Se tempo fa qui c'è stato un incidente, poi scopriremo anche quale. E ancora strada. Wow! Ma era davvero così lungo? Ehi, vedo delle case. Ce l'abbiamo fatta. Non correre, è pericoloso.
Il vecchio della montagna potrebbe arrabbiarsi. Il vecchio della montagna. Mamma mia. Ah, quello è un orso. Ve l'avevo detto, ormai ci ha visti. Che cosa facciamo? Non saprei, proviamo a chiudere gli occhi e rimaniamo immobili. Che cosa è successo? A proposito, sono ancora intero, l'orso è scappato via. Tutto a posto ora, scusate ma devo scappare, grazie per la cioccolata. Non sarà stato mica lui a salvarci dall'orso. Non dire sciocchezze. Certo che no. Su, andiamo. Abbiamo già perso troppo tempo qui. Dobbiamo cercare di raggiungere la Pine Junior High prima che arrivi un'altra tormenta. Se voi non aveste chiuso gli occhi, imbecillotti. Oh, un'altra ragazza. Ok, la prendo da questa parte, ok. Grazie. E siamo arrivati. Quindi Aurelia ora è in squadra con noi. Va bene, lo accetto. Così questo è della Pine Junior High. Mi chiedo che aspetto abbia questo Sean Frost. Voglio, o siete quelli della Raimon? Sim. Wow, incredibile. Siete proprio voi, che cosa ci fa qui la squadra numero uno del Giappone? Posso avere il vostro autografo? Posso stringervi la mano? Ora mi mano è coperta di moccia. Incredibile, siamo famosi. Grazie a Football Frontier so finalmente cosa vuol dire essere una celebrità. Mark, non dimentichi qualcosa? Ah, giusto. Siamo qui per incontrare Sean Frost. È questo ragazzo della fotografia, lo conoscete? Quello è... che c'è? Oh, niente. Sean a quest'ora sarà probabilmente a sciare conoscendolo. Sciare? Pensavo che la sua specialità fosse il calcio. Sean è bravissimo in tutti gli sport. È un fenomeno. Sicuramente quest'anno con gli sci farà un salto di 100 metri. Manna, proverà con lo snowboard e farà scintille. Wow, deve essere una persona incredibile, non vedo l'ora di conoscerlo. Ok, abbiamo capito. È un asso in tutti gli sport. Ora, ci dite dov'è? Ma perché parli con quel tono? Mi stai spaventando. Non ho visto Sean oggi, non so dove sia. Non fa niente. Chiediamo in giro, magari riusciremo a trovarlo. In caso non lo sapeste, questo è il cancello secondario. Troverete molti studenti vicino al cancello principale. Provate a salire le scale e cercate lì. Ok, grazie per la dritta. Bene, vi auguro buona fortuna con la vostra ricerca. E lui tira su col naso. Ok, vediamo un po'. Ci sono sempre gli oggetti. Non me ne vado mai da un'area senza averla controllata tutta. Ah, era questo. Sean, l'ho appena visto. Stavo parlando con alcune ragazze vicino al cancello principale. Adesso che ci penso, non le avevo mai viste prima d'ora. Mi chiedo chi siano queste ragazze misteriose. Forse... Beh, andiamo a vedere. Parla con Sean vicino al cancello dell'Alpine, ok. Aspetta, cancello principale? Sì, cancello principale. Eccolo qua, infatti, va. Quelle delle nostre ragazze, ovvio. Cioè, nostre nel senso... Le nostre amiche. Ehi, Mark! Oh, ci incontriamo. Grazie per avermi aiutato prima. Non sapevo che frequentassi l'Alpine. Sì, certo. Non ve l'ho detto? Stiamo cercando uno studente di nome Sean Frost. Dovrebbe essere nei paraggi. Sapresti dirci dove possiamo trovarlo? Frost? Certo che lo conosco. Sono io! Oh, grazie. Che cosa? Tu saresti Sean Frost? Pensavo fossi completamente diverso. Spero di non avervi deluso, ragazzi. Sapete, a un certo punto hanno iniziato anche a chiamarmi Frost, l'orso micidiale. Con tutte le leggende che circolano su di me, un mucchio di gente si aspetta di incontrare un gigante. Comunque sono Sean Frost in carne e ossa. Piacere di conoscervi. Ehi, ma pensate veramente che questa femminuccia possa prendere il posto di Axel? Femminuccia? Sei piuttosto scortese. Volevate chiedermi qualcosa? L'autobus in Azuma.
Esatto, il nostro compito è fermare gli alieni dell'Alius Academy. Stiamo cercando dei giocatori per formare la squadra più forte del paese. L'Alius Academy. Ehi, mi stai dicendo che quelli dell'Alius verranno qui? Spero proprio di no. Ok, ma Sean cosa c'entra? Appena ho saputo delle sue abilità ho desiderato subito giocare con lui. Sono curioso di vedere in azione questo fortissimo attaccante. Davvero? Allora non ci resta che giocare, eh? Io mi avvio verso il campo. Quando siete pronti per una partita venite da me. Il campo è quello lì, ai piedi dei gradini. Sì, faremo una partita, non sto nella pelle. E invece Kevin. Spero che Kevin stia bene. Sfida Sean sul campo da calcio dell'Alpine. Sapete cosa? Ho appena visto il trailer per Inazuma Eleven Ares. E praticamente sembra che sia praticamente un reboot dell'ultimo episodio di Inazuma Eleven, tranne che non combattono contro la Zeus, ma combattono contro un'altra squadra. A parte il character design dei personaggi che è totalmente cambiato, ma sembra che serva a spiegare la linea temporale di Ares, questo episodio nuovo, il 27esimo episodio. Da quello che ho capito, la partita finale è contro questa Ares e serve a spiegare appunto la linea temporale. Vedremo poi comunque sia, perché esce per Switch il prossimo anno d'estate, quindi sono proprio curioso di giocarlo. E sapete una cosa? Lo giocherò in anteprima, non in italiano, in giapponese! Perché con la Switch si può giocare anche giochi che non sono ancora usciti in Italia. Comunque sia, poi rimanderemo tutto alla prossima estate. Sei pronto? Certo che sono pronto, Sean. Giochiamo a calcio! Quali sono le sue tattiche, allenatrice? Per questa partita seguite la corrente. Voglio solo vedere come gioca Sean. Seguire la corrente? Ok, ragazzi. Stiamo per affrontare la migliore squadra del paese. Facciamo del nostro meglio. Ok. Sean non dà l'impressione di essere un grande attaccante. Hai ragione. Però forse è perché lo paragoniamo ad Axel? Perché non ci limitiamo a vedere come se la cava, eh? Vediamo, vediamo, però... Stai calmino, Kevin, stai calmino. Eh? C'è un Frost che gioca in difesa? Ma non era un attaccante? No, amico, era Aiden l'attaccante. Hai detto qualcosa? Ci stanno prendendo in giro, Mark. Insegniamo a loro un po' di buone maniere. Poi capirete, poi capirete. Ok, la formazione non mi piace per niente così, la formazione. Però devo tenere per forza ancora questi tizi qui, quindi insomma, due tizi che non c'entrano niente con la squadra. Ma devo comunque tenerli. Giochiamo. Avanziamo con lui? No. Ah. No, non ci hanno rubata bene allora. No! No, 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 no! Ah, devo passarla più lunga. Devo fare un passaggio un pochino più lungo, devo fare. Fallo. Ma che ti fallo, che ti fallo. Vediamo di rubare palle e di fare gol. Il prima possibile dobbiamo farlo poi. È ottima, è ottima, è ottima. Ecco, poi è evoluzione 1, quindi insomma dovrebbe essere un pochino più forte il tiro. Vediamo un po' se... Perfetto, perfetto. Allora, Sean Frost ci fa un gol per forza. Perché deve far vedere la tormenta glaciale, deve far vedere che è lui l'attaccante e tutto quanto il resto. Quindi insomma... Per un gol ce lo fanno sicuro, quindi devo farne almeno due io. Oh, Dragon Crash Evoluzione 1! Yeah! Questa è una cannonata. Beh, 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 cosa volevi fare? No! Continuiamo così, Raimon! Non ce la fai a pararlo, è impossibile. Se non ce l'hai fatta prima. Doppietta sì, di Kevin. Che gol! Oh!
Rio! Non è che sarò per tanto, il primo tempo è finito, quindi insomma l'avrei tenuta per il secondo tempo. Ok. Sì, Sean è un discreto difensore. Mi chiedo cosa abbia da offrire in attacco. Tutto qui, possiamo farcela. Credo sia arrivato il momento. Cosa sta facendo? Tocca a te. Sean sembra un'altra persona. Cosa sta succedendo? Ok, vi mostrerò come si fa. Super Saiyan, cosa è diventato? Ha cambiato capelli. Si è messo un po' di gel. Da centrocampo. Wow. Patetici. Che banda di perdenti. Ora ascoltatemi tutti. L'unico vero attaccante sono io, Sean Frost. Che tiro. A suo confronto Nathan sembra lento. È veloce come i giocatori dell'Alius Academy. Wow, sei stato fantastico, Sean. Ma anche noi non siamo male, sta a guardare. Mi stavo solo scaldando. Su, stupitemi. A chi importa quando fosse forte il suo tiro? Di essere bresciano uno solo, è questa la verità. Kevin, stai calmino. Tiro da te, ante evoluzione 1. Invece il giapponese è versione. C'è la V. Goal! Continuiamo così, Raimon! Bello, bello. Tutto bello. Io giuro che non... Goal! Continuiamo non ho così, mai Raimon! Fatto 5 gol di fila durante la story mode. Mai. Voglio vedere se lo prende. Goal! Continuiamo così, Raimon! Cioè, vorrei chiamare questo video Sean Frost, oppure il lupo dei ghiacci. Però, vedendo come sta andando la partita, vorrei chiamarla distruzione totale. No, Eugene Cowell! Tiro tacco, non tiro, tacco acrobatico. Eugene Cowell, signore e signori, 7-1. Fatto 1. Sì, che gol! Lasciate gli spazi, non li prestate. A posto. Va bene così. Se mettevo Eric un pochino più avanti era fatta. Un 9-1. Mamma mia, ragazzi. Aurelia al 10 che impara. Colpo di fortuna. Abbiamo anche la vecchia spilla. Un momento, la vecchia spilla serviva a qualcosa. Non mi ricordo cosa però. Sì, abbiamo perso. Sean, il tuo tiro è stato portentoso. Non ho mai visto nulla di simile prima d'ora. È stato fantastico giocare contro di te. Anch'io mi sono divertito, Mark. Non sono mai stato così elettrizzato per una partita. Beh, a quanto pare Sean Frost si è rivelato all'altezza delle aspettative. Sì, ma c'è qualcosa che non va? Sean, una cosa terribile! Guarda, questo video è stato trasmesso a tutti i computer della scuola. Con quel dito. Janus. Terrestri, se state guardando questo video significa che la vostra squadra è stata selezionata. Giocherete contro l'Alius Academy. Non potete rifiutarvi. Se perderete verrete annientati. La vittoria è la vostra unica salvezza. Ah, gli alieni sono davvero diretti dalla Pai Junior High. Oh, la nostra squadra non riuscirà mai a sconfiggere gli alieni. Sean, che cosa facciamo? Calma e sangue freddo, ragazzi. Affronto la Lagius con l'aiuto della Raimon. Allora questo significa che... Sì, Lagius è alle porte, giusto? Vorrei unirmi alla vostra squadra a vista del loro arrivo. Sempre che a voi vada bene.
Ottima notizia, la Remon avrà un nuovo attaccante. Sa giocare sia in attacco che in difesa, ci sarà di grande aiuto. Durante la partita ho notato che la squadra potrebbe ancora migliorare in termini di velocità. Proprio così. Credo che dovrei mostrarvi il mio posto di allenamento segreto sulla crina innevata. Con un po' di esercizio sarete veloci come il vento. Dici davvero? Grazie, Sean. Non vedo l'ora di conoscere quali allenamenti ci aspettano. Kevin, c'è qualcosa che non va? Non ti va genio Sean? No, non è questo. Penso che sia un tipo interessante. Uno con un tiro così portentoso non può che esserci d'aiuto. Axel ha sempre preso il calcio seriamente. Ma questa femminuccia. Stupitemi. Ma chi si crede di essere? Certo che ha un bel coraggio. Se lui diventa il nostro attaccante, non ci sarà più posto per Axel nella squadra. Quando Axel si è unito a noi, non avevo una buona opinione di lui. Poi quando se n'è andato ho capito quanto fosse speciale. Certo, non mi dispiacerebbe essere l'attaccante della Raymond, ma... la verità è che il nostro cannoniere è Axel Blaze. Kevin, anch'io avrei preferito che Axel fosse rimasto con noi. Ma quando ho visto il suo sguardo, ho capito che non avrei potuto fermarlo. In ogni caso, sono sicuro che un giorno tornerà. E fino ad allora, dobbiamo giocare con un tizio che ha un taglio di capelli del genere. Ma perché? Cioè, Axel che taglio di capelli aveva? Farò tutto ciò che è necessario. Mark. Questo vuol dire che quando Axel ritornerà, l'autobus sarà stracolmo di fuori classe. Sembra che Axel ritorni. Comunque, spero proprio che Frost sia bravo come dicono. Se si rivelasse inferiore ad Axel, non avrei minimo interesse a fare amicizia con lui. Beh, è la grinda innevata per l'allenamento. Però tutto questo nel prossimo episodio, Cugge. L'episodio oggi finisce qui e come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione come sempre trovate il link per Twitter. E come sempre vi ringrazio e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!